Tu hai usato la tua magia per fare i compiti. Io ti porterò quel mago. Hai un giorno di tempo sulla Terra. Perché non lo lasciate stare? Tu chi sei? Sono Jackson Hawk. Io sono un mago. Un mago con un potere simile. Prova a immaginare. Quella magia cos'era? Così frequenti un non mago, eh? Mai fash brazza! Hai umiliato quelle persone. Devi fare una scelta, caro Tom. O io o lui. Dov'è quel mago piccoletto? Ma che... Lui deve essere Varg, giusto? Lascialo andare! Ben due maghi! Mio padre sarà contento! Ma se non ci hai ancora catturati? Arrendetevi ora e risparmierò la vita a questo piccoletto! Non mi importa, non lo conosco neanche. Tom! Jackson, esilialo! Stai indietro! Dobbiamo fare qualcosa! Pensaci tu. Coraggio, Tom, è facile. Crea un vortice e spediscilo lontano. La sua magia è inferiore alla tua, non può farmi se niente. Se ci riesco io, ci riesci anche tu. Lo so. È lì, radicata dentro di te, non l'hai percepita. Senti quella magia proibita. Ora basta, Maggie, tu verrai con me. Ricorda, Tom, io e te siamo i re del mondo. Dimentica regole e parole e lasciati andare. Tom! Ce l'ho fatta. Come ti senti? Non lo so. Mi fa male la testa. Stai tranquillo, ti ci abituerai. È come se fosse in fiamme. Però è stato incredibile. Hai visto, Benny? Avete visto che ho fatto? Ora capisci di che cosa siamo capaci? Ma dove è andato? Che ti importa? Lontano da qui. Cosa? Vuoi dire che potrebbe essere ovunque? Anche a scuola o in un ospedale? Allora, fratello, dove ti hai esiliato stavolta? Al Polo Nord? No. Al Polo Sud. Perché mi hai piantato in asso? Non ti sei sentito... in colpa. Andiamo, Benny, ci stavamo solo divertendo. Guarda come sei ridotto. E poi non sappiamo nulla di lui. Anche di te non sapevo nulla 2 settimane fa. Ma se siamo in classe insieme da anni. Sì, ma non ti conoscevo. Senti, io non capisco quale sia il problema. Insomma, per una volta non sono tornato a casa a fare i compiti o le mie incisioni su pietra. Sai, la mia vita era divertente prima. E lo è ancora. Ci divertiamo insieme, no? Non lo so. È cambiato tutto da quando ti ho permesso di essere mio amico. Anche Quinn mi chiama perdente. Mi hai permesso? Non lo so. Non intendevo dire questo. Io sono tuo amico, Tom. E c'è qualcosa che non mi quadra qui. Per questo, so che non è la cosa più forte da fare. E visto che io non sono forte, chi se ne importa? Vado subito a dire a tuo padre e a tua nonna quello che sta succedendo qui. Dai, Benny, rilassati. Vogliamo solo divertirci. Ma non capisci, è soltanto un gioco. Benny, si può sapere che gli hai fatto? Doveva rilassarsi. Gli ho fatto dimenticare quello che è successo nelle ultime 12 ore. Benny, caro? Sveglia, sveglia. Oh, così farò tardi a scuola. Ciao, mamma, a dopo. Ciao, ciao, tesoro. Sei sicuro che starà bene? Ma sì, tranquillo. Senza di lui ci divertiremo in santa pace. Che intendi fare? Beh, è semplice. Tu non puoi più usare la magia per divertimento per colpa dei Necros. Quindi se li distruggiamo, possiamo fare quello che vogliamo. Magia potente! Sono affamato! Ho tentato di catturarlo, padre. Eppure... hai fallito! Di nuovo!
Dovrei gettarti in pasto allo Scorpulus. Certo, capisco. Te lo prometto. La prossima volta non fallirò, padre. No, Varg. Era la tua ultima possibilità. Padre. No. Ti prego, no. Questa è stata l'ultima volta che mi hai deluso. Ma io sono tuo figlio. Guardie! Padre! Ti prego! Fa qualcosa! Aiutami! Ti prego! Padre! Sì, figlio? Io posso catturare quel mago, ma ho bisogno di Varg. Davvero? Lui conosce le abilità e gli spostamenti del mago meglio di me. Certo, il ragazzo è potente, ma io e Varg uniti siamo più forti di lui. Liberatelo. Ma non deludermi anche tu, Lexi, altrimenti ti unirai a lui nella fossa. Non credevo, sorella. Mi hai salvato. Se questo mago è così potente come dici tu, come potrei sconfiggerlo da sola? Non voglio certo unirmi a te nella fossa. Continua a non rispondere. Tom è un bravo ragazzo. Sta da qualche parte con Benny. Sai come sono fatti. Non avrei dovuto prendermela con lui. Vendicatori uniti! Benny, ma che ci fai qui? È successo qualcosa? Buongiorno, signor Clark. Tom è pronto per andare a scuola. Per andare a scuola? Dov'è Tom, Benny? Che fine ha fatto mio... Ursula! Non è opera dei Necros. Non è opera loro. È magia. Un mago gli ha fatto questo. È magnifica. Non mi piacciono le pistole. Possiamo usarla per combattere contro i Necros. Io e te insieme. Basta essere comandati a bacchetta, basta nascondersi. Sì, ma... i maghi non... noi non uccidiamo, giusto? Ma non capisci. È come con la pizza, possiamo fare quello che vogliamo. E noi vogliamo distruggere i Necros, dico bene? Lo so, ma... forse dovremmo parlarne con mio padre. Perché? Lui non ci serve. Non ci serve qualcuno che ci dica cosa possiamo o non possiamo fare. Comandiamo noi. Jackson, puoi mettere via quella cosa solo per un attimo? Abbassa un po' il volume, almeno. Hai sentito che ha detto tua madre? La tua camera è ancora in disordine, Jackson! Ascolta, i miei genitori sono scomparsi tanti anni fa. Oh. Mi dispiace. No, io sto benissimo. Sto meglio senza di loro. Guarda quante cose ho. Non abbiamo bisogno di gente che ci dica cosa fare. Siamo liberi, Tom. Entro stasera dobbiamo imparare a usarla e elaborare un piano, perché non appena sorgerà il sole, io e te salveremo il mondo. Se Tom non si alza subito, rischiamo di fare davvero tardi a scuola. Sì, Trisha, lo sai come sono fatti. Io credevo ti avesse detto che dormiva qui. No, sai, ora è andato a letto. Sì, glielo dirò domattina. D'accordo, ciao. Oh, si è arrabbiata. Ha saltato la lezione di violino oggi. Che cosa gli è successo? Oh, Michael, è come se avesse un'amnesia. Crede che sia ancora mattina. Tu pensi... Tom... Tom ne sarebbe capace? Certo che no. Però non è un semplice incantesimo. Lo percepisco. Ho la pelle d'oca, Michael. È orribile. È magia oscura. Aspettiamo l'alba, così avremo 6 incantesimi a disposizione. Sì, questo l'ho capito, ma che cosa faremo dopo? La magia non funziona con loro. La magia oscura, sì. È come l'incantesimo di esilio. Acquisiamo potere. Sì, va bene, ma con esattezza che cosa dovremmo fare? Semplice. Saliremo sulla loro astronave. Cosa? Io e te? Ci sei arrivato.
Guarda che non è un gioco. I Necros hanno consumato tutta la magia dell'universo. Si trattava di maghi ordinari. Io e te siamo speciali, Tom. Per le zampe di scimmia, la magia oscura! Riesco a sentire la magia oscura! Padrone, perché hai portato la magia oscura qui? Ursula, ma che cos'è questa magia oscura? Per tutti i serpenti di Medusa, e persino peggio dei vostri mostri del cielo, questo è sicuro! Tutto su questa terra contiene magia naturale. Tu, io, gli alberi, i pesci nel mare. Per voi non maghi, però, non esiste più. Con secoli di evoluzione, di scienza, di tecnologia, l'avete persa. Noi maghi invece l'abbiamo abbracciata, ma anche noi dobbiamo controllarla. Dobbiamo imparare come usarla, perché in fondo tutti noi nascondiamo magia oscura. La magia proibita, la magia che può farci danneggiare gli altri, ferire, distruggere. Ma chi può aver fatto questo, eh? Chiunque sia stato deve essere molto stupido. Stupido, stupido, stupido! Scusa, che vuoi dire? È magia pericolosa, Michael. E ti consuma. Anche se sei il mago più forte, ti consuma. E più ti consuma, più tu desideri usarla. E più la desideri, la usi, e più ti consuma. Finché un giorno ti consuma fino a farti sparire. Capisco. Puoi spezzare l'incantesimo con la magia normale. Magari Benny può dirci dove è Tom. La magia oscura è molto forte, non so se ci riuscirò. Ma voglio tentare. Voglio tentare. Tra poco sarà l'alba. È quasi ora di combattere. E di distruggere i Necros una volta per tutte. Dopo oggi nessuno ti assillerà più con i compiti a casa. Diventeremo dei maghi guerrieri, diventeremo degli eroi. E tu mi insegnerai a usare questa magia diversa. Oh sì, dobbiamo restare uniti. Riesci a vederlo? Questo è il nostro destino. Fratelli nella magia. Fratelli nella magia. Padrona, se fai questo incantesimo, la magia oscura farà del male a Randall Moon. Con il fuoco dell'oceano, la... Ups, mi sono un po' confusa. Con il fuoco ardente del sole, la rabbia dell'oceano, la furia di mille venti. Ursula... Cerca di non sbagliare, ti prego. Spiriti dei miei antenati, io vi invoco. Liberatevi dei veli e unitevi a me. Io, la vostra umile discendente, vi chiedo di ascoltarmi. Vi prego, ascoltatemi. Feishanta! Liberate questo dolce ragazzo dal suo sonno! Fatelo tornare da noi! Misk Kai Fatta! Risvegliatelo attraverso me, perché possa essere libero! Mondate la sua anima dalla magia oscura! Benjamin Sherwood! Maifa Drakda! Svegliati! Benny. Dove? Perché sono qui? Cosa è successo? Eri sotto l'effetto di un incantesimo. È una cosa chiamata magia oscura. Jackson. Tom è con lui. Si chiama Jackson Oak. Oak! Io li conoscevo. Ma sono scomparsi. Varg è entrato in quella casa e Tom gli ha fatto un incantesimo. Mai visto niente di simile. Era come se fosse diventato un super mago. Tom ha usato la magia oscura. Oh no, povero ragazzo. Dobbiamo andare a salvarlo. Benny, portaci da lui, svelto! È ora di affrontare il nostro destino. È ora di salvare il mondo. Sei pronto? Sono pronto. Oh, adoro essere un mago. Adoro essere un mago. Sì. Sei incantesimi a disposizione. Siamo inarrestabili.
una sensazione diversa. Io mi sento diverso. È la magia oscura, l'hai usata e adesso è parte di te. È la magia più bella del mondo. Come faremo a salire sull'astronave? Non saliremo. A quest'ora ci staranno cercando, no? Io credo di sì. Li aiuteremo. Abbraccia il tuo potere e la tua forza, Tom. Che cosa aspettate? Venite a prendermi! Fatevi sotto! Magia rilevata. Posizione confermata. Ma che avete fatto? Stiamo per distruggere i Necros, caro Benny. Ci teletrasporteremo e daremo inizio alla caccia. No, fratello. Questo non sarà necessario. Tom, dobbiamo andarcene subito. Questo è il nostro destino. Portateli nelle celle. Nel frattempo riconfigureremo l'estrattore per questa nuova magia. Mio figlio. L'ho perso. Ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta! Adesso siamo prigionieri dei Necros. Già. Complimenti. Fa tutto parte del piano. Sapete che la magia che state usando vi distruggerà. Cosa? Me l'ha detto tua nonna. La magia oscura. Vi confonde e vi consuma. Come il fuoco. Magia oscura. Che cosa ridicola. Davvero? Perché il vostro comportamento invece è giudizioso. È giudizioso e fico. Decisamente fico. Ma che sta succedendo? Varg! Quei due maghi non devono scappare! Io ho fame! È ora di divertirsi un po'. Tom, non vedi che è impazzito? È uscito di senno. E se continui a usare la magia oscura, ti accadrà la stessa cosa. Sempre se usciamo vivi da questo posto. Ti prego, tu puoi fermarlo. Lo sai, sono stufo che la gente mi dica quello che posso o non posso fare. Il piccoletto. Sì, mi arrendo. Allora, come si arriva al ponte? Io non me lo ricordo. Diamo un'occhiata. Benny? Dov'è Benny? Non lo so, non puoi farlo tu. È Benny quello intelligente. Certo, è un non mago, però... non è il tipo che se ne resta in disparte. Magari si è nascosto sotto la sua copertina. Andiamo! Benny non è un codardo, Jackson. Anzi, è piuttosto coraggioso. D'accordo, scusa. A lui pensiamo dopo, eh? No, dobbiamo andare subito da lui. Ma non abbiamo tempo. Vuoi lasciarlo indietro? Lui è mio amico, ma che ti dice il cervello? Adesso hai capito perché non ho amici. La gente non fa che complicare tutto. Benny aveva ragione. C'è qualcosa di strano nella magia oscura. Ora lo sento. Come il fuoco. Ho perso il controllo. Questo non ha importanza adesso. Basta. Io ti ordino di dimenticare Benny. Tu non mi dici cosa fare. Benny è un mio amico e io sto andando a salvarlo. Tom. Tom. Sai, mi rammarica molto non poter essere io quello che ti farà a pezzi. Ma almeno mi divertirò a sentirti gridare mentre lui ti mangerà. Un giorno qualcuno fermerà tutti voi e spero che soffrirete. Scusate, è una festa privata o può partecipare chi vuole? Che tempismo, ragazzi! Portateli da me! Ho fame! Ho fame! Oh, non sono d'accordo. Se tu distruggi me, distruggerai l'astronave! Anche voi morirete! Sentite, forse è meglio se ci calmiamo tutti un po', eh? Adesso state tutti fermi e in silenzio. Ho io il comando ora. I suoi valori sono fuori scala. Questa potentissima, incontrollabile magia sta bruciando dentro di lui. Bruciando! Se qualcuno si muove, io lo esilierò. Non ne saresti capace! Ah, tu non hai la minima idea di che cosa sono capace. Ho trovato questa lettera della scuola in camera tua. Non mi stupisce che niente tu ce l'abbia nascosta. Jackson. È arrivato il momento di crescere. Non ne posso più, perché non mi lasciate in pace!
Mamma, li ho mandati molto lontano. Tu hai esiliato i tuoi genitori. È una cosa orribile. Che creatura primitiva. Mi hanno fatto arrabbiare, non dovevano farmi arrabbiare. Ho perso il controllo, ho sentito qualcosa, non ho potuto evitarlo. Ma ora sto bene. Ho di nuovo il controllo. Jackson, stai perdendo la ragione. La magia è oscura, sei malato, te ne sei servito troppe volte. Sì, forse hai ragione. Ma almeno sto facendo la cosa giusta. Devi fermarlo, Tom! Non ho una famiglia, nessun amico, niente! No, non è vero! Mia madre è morta e so quanto si soffre. Si soffre così tanto che si pensa che non esista altro. Nient'altro se non il dolore che si prova. Poi però comincia ad andare meglio. Hai degli amici adesso, ahimè! Jackson, so che ti mancano i tuoi genitori. Ma questo è davvero troppo. Non è vero. Non mi mancano. Non puoi dire questo. Non ti azzardare a dire questo. Guardami negli occhi e dimmi che davvero non ti mancano. Guardami! Sei la mia piccola stella. È stato un incidente. Non sono più tornati. Guardie! Trabortitelo! No! Se gli fai del male, sarò io ad esiliarvi. Non devi usare la magia oscura. O diventerai come me. Tu sei mio amico. Fratelli nella magia, giusto? Non finirà certo qui. Non avete scampo, umani. La magia che può riportarvi a casa può anche distruggervi. Noi non sappiamo nemmeno come funziona. Potremmo anche finire nello spazio. Ma se è l'unica possibilità di salvare i miei amici, vale la pena tentare. No, Tom! No, guardie! Non lasciatemeli scappare! Fuoco! Torniamo a casa! Fuoco! Stai bene, Tom. Mi dispiace, papà. Bello, i miei ragazzi. Ce l'hai fatta! Ci hai salvati! L'ha controllata e ci ha riportati a casa! È impossibile. Non si può controllare quella magia. Ho dovuto. Per tutti noi. Jackson! Mi dispiace. Per cosa? Per tutto quello che ho detto. Per tutto quello che ho fatto. Sono un idiota. Beh, sì, lo sei. Ma è giusto così. Sono io quello sveglio. Non possono essercene due. Secchione. Idiota. Sai, Tom, essere alle prese con i compiti e con un amico secchione non è una cosa brutta. Credo di no. E comunque, se vuoi qualche lezione di calcio... Sì, per quello mi servirebbe la magia. Oh, i miei ragazzi, siete tornati ad essere amici. Oh. Jackson sta ancora dormendo. Sicura che starà bene? Trarli in salvo da quell'astronave gli ha richiesto un grande sforzo. Ma lui è potente. Molto più potente di quanto lui creda. Stavo pensando una cosa. Se potessimo controllare la magia oscura, potremmo fermare i Necros. La prossima volta che verranno potrei esiliarli io. Ma non puoi. Non lo capisci, tesoro, è pericolosa. Ha quasi distrutto Jackson. Ha perso i genitori a causa della magia oscura. Ti prego, promettimi che non userai mai quella magia. Tranquilla, nonna, te lo prometto. Siete sicuri di stare bene voi due? Sì, te l'ho detto, stiamo bene. Allora Jackson può restare? Ha bisogno di voi. Lo so, ha bisogno di aiuto, ma io devo occuparmi di te, Tom. Allora fallo restare. Fallo per me, ti prego. Ha bisogno di una famiglia.
di qualcuno che si occupi di lui. Jackson! Ma che stai facendo? Dove stai andando? Avete ragione. Ho davvero bisogno di una famiglia. Ma devo ritrovare la mia. Perché non resti qui? Non posso. Jackson, vorremmo che rimanessi, davvero. So che non sarà facile, ma forse possiamo aiutarti. Sai, può non sembrare, ma lui è un ottimo padre. Sì, è forte. Beh, a volte urlo quando invece dovrei ascoltare, ma cerco sempre di fare del mio meglio. Grazie, ma davvero, non posso. Sicuro che te la caverai? Sono Jackson Oak. Me la cavo sempre. E non ho più bisogno della magia oscura. Il grande Jackson Oak è di nuovo un mago normale, come tutti gli altri. Io? Normale? Non ne sono sicuro. Dritakzada. Ma come? Come ci è riuscito? Adesso andrò a cercare mia madre e mio padre. Ma tornerò. Perché io e te, Tom, siamo fratelli nella magia. L'obiettivo è nella scuola. Ha visto anche lei? La magia esiste, Adams. Aveva ragione, signora. Non muoverti, umana! Sei prigioniera dei Necros! Davvero non mi riconosci? Il filtro forma mi fa apparire come un'umana. Mi permette di muovermi tra di loro, senza che nessuno possa accorgersene. Tanto piacere, Lucy! Rapisci il mago e la ragazza. Cosa fate? No, Tom! Ti ho preso, mago.